Ciao a tutti, io sono Javier e in questo video tutorial vi mostrerò come poter personalizzare il template che ti arriva per default. Quindi c'è un template che noi possiamo personalizzare così velocemente prima di che la compagnia ci invii uno che noi le abbiamo chiesto personalizzato. Quindi se noi vogliamo farlo manualmente, cioè lo possiamo personalizzare. Adesso ti faccio vedere come si può fare. Allora, siamo qui, quindi come di solito siamo al back office, selezioniamo la lingua, poi partiamo a iniziare. Aspettiamo un attimo. Ok, iniziamo, così siamo dentro il nostro back office. Vediamo, come sempre, qui sul Video Communication Center, che è la parte che riguarda tutto il nostro back office dove lavoriamo. E niente, allora facciamo che noi adesso dobbiamo inviare un video email, quindi clicchiamo qua. Aspettiamo un attimo. Ok, come vedi, questo è un template che io già ho personalizzato, quindi me lo dà già per difetto. Però normalmente quando noi arriviamo la prima volta troveremo qualcosa di questo genere. Quindi questo è lo che trovate la prima volta, quindi se non avete mai fatto questo. Adesso come si fa a personalizzare? È molto semplice, però bisogna avere un tipo di programma che ti aiuti a configurare le immagini, perché qua le immagini si misurano su pixel. Quindi se non sai farlo, io adesso ti posso consigliarci un prodotto. Vediamo un po', esco un attimo di qua, perché ti voglio dare un'idea di un prodotto che tu lo puoi scaricare gratuitamente, e che in italiano che si chiama point.net, no? Io comunque qua su questo schermo c'è il nome e c'è l'indirizzo dove lo potete trovare. Basta che scrivete su Google paint.net e ti arriva a questa parte qui, dove puoi scaricare totalmente gratuito e tranquillo. È un programma che potete leggere qui, è in italiano e è molto semplice da usare per poter così creare le nostre immagini. Quindi adesso torniamo. Allora ti dico come si fa. Se noi è molto facile di farlo, guarda, se noi vedi che io mi avvicino con il mouse in questa zona, come vedi ci sono una gamma di colori. Se io clicco tipo sul nero, vedi come cambia, è molto semplice. Quindi io scelgo il colore che voglio e lui in automatico, in meno di qualche secondo, me lo cambia al secondo il colore che io ho scelto, questo con questa parte esterna. Se voglio anche cambiare questa parte interna, quindi è il marco dove sta inserito, questa è la parte dove c'è inserito il video, già sia che lo registri la mia webcam, importo il video, o del video che ho precedentemente già salvato, o il video dell'azienda. Quindi se facciamo la stessa cosa, basta avvicinare il mouse, si apre questi colori, tu clicchi il colore che vuoi. Basta che fai un clic in qualsiasi colore e vedi come in automatico ci cambia. Adesso passiamo a quello che è la parte grafica. Noi di queste template possiamo sia personalizzare questa parte qui e questa parte qui. Solo queste tre, il colori, però questa parte qua dove c'è il mio nome e i miei dati, questi si possono personalizzare per una volta che inviamo il video email, perché così si arriva sempre, questi sono i dati che noi abbiamo inseriti, quindi per default ci arrivano. Ok, andiamo a vedere. Quindi io quando clicco su questa freccia qua, basta cliccare qua, si aprirà questa zona qua dove mi dicono le misure. Quindi per mettere una immagine qua bisogna che abbia questo spazio. Quindi la dimensione di questa zona qua è del 656x80. Qua parliamo di pixel,
Quindi io devo trovare una immagine ovviamente nel mio computer che abbia queste misure. Ok? Quindi adesso prima lo faccio e dopo ti faccio vedere invece come si crea con questo programma, no? Facciamo un attimino, io qua ho qualche immagine, cerco la immagine qua sul mio computer e va bene, qua ci sono già le immagini che io ho precedentemente creato, quindi quando seleziono vado a cercare una immagine, ovviamente che devi avere queste dimensioni, no? Quindi ad esempio io questa è già creata, quindi semplicemente la clicco, apro, aspetto qualche secondo, poi clicco qua dove dice upload, al cliccare qua aspettiamo un attimo. Io ovviamente lui me lo fa vedere. Se io vedo che la immagine va bene per lo spazio che ho selezionato, semplicemente clicco qua per usarlo, o semplicemente se voglio cambiarlo perché non mi piace come si vede, la posso cambiare qua. Se io clicco qua, vedete, già me l'ha inserito lì, quindi già posso usarla. Lo stesso dobbiamo fare qui. Clicchiamo qua. Andiamo a cercare, qua la misura è diversa, 2,9 x 170. Andiamo qui, la cerchiamo, no? Facciamo una prova, diciamo, con questa misura, con questa immagine qua. Clicchiamo, apriamo, però non sono sicuro se questa immagine è. C'è la misura qua, ecco, no, è andata bene perché una immagine anzi più piccola, quindi c'ho tutto questo spazio che mi avanza, però per me va bene, quindi posso usarla. E come vedete, anche se potevo usare più spazio, l'ho usato, comunque si vede bene. E su questa parte qui possiamo fare due forme: o troviamo una immagine che è troppo piccola, 2,90 x 40, o se vuoi qua ci dà la possibilità di fare un testo. Facciamo finta che mettiamo un testo, possiamo mettere ad esempio un nome. Allora, io ho scritto Social Media Manager e lo stesso, se io clicco su qualsiasi questa gamma di colore, questa parola è si era inserita in quel colore che io ho scelto. Facciamo un conto che lo voglio in questo blu, lo clicco lì, come vedete appare lì, se non mi piace lo cambio, se mi piace lo clicco qua e come avete visto già qui posso mettere sia una immagine di questi caratteri piccolini o semplicemente una parola, se voglio scrivere una parola, e questo qua. Già di seguito, e la unica cosa che mi rimane è semplicemente selezionare il video che io vorrei inviare, no? Facciamo un esempio, prendo qua, carico qua il video, seleziono il video che io, diciamo, precedentemente ho caricato, diciamo che voglio caricare questi video, lo seleziono, aspetto qualche attimino, no? E quando già il video sia in carica già lo posso inviare facendo clic qua. Invece se io ho creato queste template e mi è piaciuto come l'ho creato, quindi non voglio rifare questo passo qua cioè voglio usarle sempre qua, quindi ho personalizzato, questa è una maniera che lo fai te solo. Perché l'altra maniera semplicemente le manda tutte le informazioni, le immagini e la ditta te lo fa. Però se tu lo vuoi fare da solo, quindi una volta che tu lo hai creato e ti piace com'è, semplicemente clicca qua dove c'è scritto Save Template e questo di conseguenza te lo salva. Quindi ogni volta che vuoi inviare un video personalizzato da te, lo puoi fare una volta che lo hai creato, semplicemente lo salva e ogni volta che tu entri in questa zona lo troverai già il template a disposizione per usarlo.
Altrimenti puoi scegliere tutti gli altri templi che sappiamo qua se sceglie la lingua, in questo caso italiano, li facciamo lo stesso, no? Inviti annunci, fidanzamento, facciamo un conto, no? Che questi sono quelli templi che normalmente ci sono in Talk Fusion, che tutto sappiamo, che vi ho fatto vedere in altri video tutorial dove si trovano. Basta scegliere a seconda quello che vuoi inviare e già te lo invia. Ok? Allora, questa è la maniera in cui noi possiamo personalizzare il template. Adesso ti faccio vedere invece come creare quella immagine, quella misura lì che ci aveva detto prima. Quindi, per poterlo fare, in questo servizio qua che ti ho detto prima, semplicemente se clicchiamo in questa zona, non ti voglio spiegare come si fa tutto il resto perché sono dei programmi tipo Photoshop, queste cose qua, però questo ti voglio semplicemente dire come puoi creare quegli spazi, come puoi mettere una immagine in quello spazio. Facciamo il conto, vuoi fare il banner? Allora clicchiamo qua, una volta che clicco in questa parte bianca si appare questo e qua ti dà le misure. Quindi tu semplicemente scegli la misura che ti ha detto il template, tipo mi ricordo che era, mi sa che 2,60 x 80, penso che sia il più largo, no? Dopo lo vedete e adesso ti faccio vedere velocemente. Quando io ho dato la larghezza 2,60 per l'altezza 80, semplicemente clicco in OK, mi dà lo spazio. Quindi questo è piccolino, lo posso fare più grande, lo stesso procedimento. Ti voglio far vedere semplicemente, clicco qua, cerco la immagine che voglio usare, no? Tipo questa, facciamo velocemente qualsiasi immagine, adesso solo per farti vedere come funziona questo sistema. Allora prendiamo sempre queste bane. No? Lo vedi che è più grande, lo voglio far e mettere in questo spazio piccolo. Come si fa? Semplicemente torniamo qua, clicchiamo in questa parte qua e selezioniamo con la scritta che si dice esposta su pixel selezionati. Quindi, come vedi, è tutto in italiano, quindi facile. Una volta che vedi che è così, semplicemente io lo clicco, dopo vado a copiare. Poi vengo qua nell'altro spazio, qua dove dici incolla, lo dico non nel primo che dice espande in superficie, sino mantiene dimensione della superficie, quindi lo clicco, come vedete questa immagine è più grande di questo, allora semplicemente io la metto qua e quello che faccio è trascinare questi puntini che vediamo qua, lo faccio più piccolo, vedete? Semplicemente trascinando i punti, lo allungo o lo accorcio come voglio, a seconda della misura che le voglio dare. Basta che prendi qualsiasi di questi punti che vedete qua, così lo puoi espandere o lo puoi diminuire, no? Finché incassa in quello spazio che ho selezionato, ho detto ok, questo mi piace. Allora cosa faccio? Vado qua su questo puntino rosso, su questa X e do il seleziona e mi è rimasto su quello. Allora semplicemente vado qua su questa parte che c'è scritto File, clicco lì, no? Mi apri, lo salvo con il nome e quindi le do un nome e lo metto e lo salvo e così quando voglio personalizzare il mio template semplicemente lo cerco. E l'ho esposto di là. Quindi spero che con questo vi abbia piaciuto la maniera come possiamo anche personalizzare il nostro template e spero che ti sia utile così già puoi fare anche questo. Allora ti mando un forte abbraccio e ti auguro molto esito in questa grande compagnia. Ciao.